mille colore. Napoli ha mille paure. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta sorte. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere un brano stupendo del maestro di Pino Daniele, Napulè, d'accordo? Brano veramente molto semplice, ci sono da imparare giusto un paio di accordi e questa parte, quindi questa specie di ponte che poi ci collega al ritornello. Dunque, andiamo a vedere subito l'intro, ok? L'intro ve lo faccio vedere e poi lo scomponiamo, dividiamo in mano destra e sinistra. Finisce qui, molto semplice. Quindi, che accordi andiamo a prendere con la mano destra? Questo è un Do diesis minore, in sostanza, quindi andiamo a prendere il Sol, il La, il Do diesis, questo qui, e il Fa diesis, nella mano destra, e nella mano sinistra andiamo a suonare un'ottava di Re. Ok, questo ricordalo, perché anche insomma, si ripete anche nella strofa, inizia esattamente così. Come va eseguito, con che ritmo? Quindi suoniamo le due note alte, quindi Do diesis e Fa diesis insieme, e poi andiamo a suonare col pollice il La. Con la mano sinistra invece andiamo semplicemente a seguire il Re. Ok, primo accordo, secondo accordo e poi concludiamo l'intro. E questo qui, un Si minore, che andiamo a prendere suonando il Si, il Re e il Fa diesis. Però con la mano sinistra andiamo a prendere il Sol. Ok? Quindi questo qui praticamente diventa un accordo di Sol. Ok? Quindi rivediamolo. Ok? Poi c'è questa piccola... questo piccolo arpeggio da fare prima di Napoli mille colore, prima di iniziare a suonare. Quindi sono su questo accordo qui, che è il nostro secondo accordo. Molto semplicemente suono Fa diesis, Sol, Fa diesis, Mi, e poi riprendo dal primo accordo, cioè dal Re. Scusate, da questo Fa diesis. Da capo. Napoli mille colore. Napoli mille paure. Ho iniziato già a suonare la strofa. Ma che succede? La strofa, ecco, fa sempre i due accordi, scusate, sì, la strofa, dico bene, fa sempre i due accordi che abbiamo visto nell'intro, quindi questo qui e questo qui. Fa la prima battuta, quindi dice Napoli mille colore, e facciamo lo stesso arpeggio che abbiamo visto, poi riprende
diavola mille paure. Quindi riprende in maniera del tutto uguale nella seconda battuta, quindi nella seconda parte della strofa. Poi c'è Napoleone, carta sporca, canisciuno sarà morto. Quindi poi c'è questo, c'è la strofa, però prima di passare alla strofa, quindi dopo aver eseguito i due accordi che abbiamo visto all'inizio, c'è da fare un piccolo ponte, che è quello insomma molto divertente, che è questo qui, vi faccio vedere e lo commentiamo. Nabula mille colore. Quindi prima di vedere la strofa, cosa ho fatto? Quindi per passare dalla strofa al ritornello, ho fatto questo in maniera però abbastanza veloce, ok? Quindi che vado a fare? Vado a prendere un Si e un Sol, la prima posizione. Nella seconda posizione lascio invariato il Si, e piuttosto che il Sol vado a toccare il Fa diesis. Ok, seconda posizione. Terza posizione, Fa diesis più grave e Re. Quarta ed ultima posizione, lascio invariato il Fa diesis e muovo il Re. E muovo l'indice dal Re a questo Si. Ok, quindi faccio. Ok, quindi impara a fare innanzitutto questo. Ops. Fatto questo, poi c'è subito il passaggio molto veloce al ritornello, che fa così. Quindi abbiamo visto. Cosa vado a fare? Vado a prendere un La maggiore nella mano destra, quindi La, Do diesis e Mi, nella mano sinistra un La, accordo di La, secondo accordo lascio invariato il La nella mano destra e mi muovo soltanto da questo La questo Sol nella mano sinistra, quindi Napoleone, carta sporca. secondo accordo, terzo accordo, Fa diesis minore. Come lo vado a prendere? Fa diesis, La, Do diesis, mano sinistra in Fa diesis, terzo accordo. Quarto accordo, mi muovo dal Fa diesis, scusate, questo era un Fa diesis minore, vado a un Fa diesis maggiore, quindi muovo soltanto, lascio invariate queste due e anche la sinistra, e muovo l'indice da questo La a questo La diesis. Ok, quindi andiamo a vedere fin qui. Napoleone, carta sporca. Quinto accordo, Si minore, che vado a prendere con Si, Re e Fa diesis nella mano destra, mano sinistra Si, ok,
Mo sul Sol maggiore, posizione fondamentale, Sol si Re, con la mano destra, mano sinistra, Sol, e poi ultimo accordo, ritorno sul La. La nella mano sinistra, quindi una nota, mano destra, accordo fondamentale, La do diesis, Re. E poi, una volta fatto, quindi arrivati sul La, ritorniamo sul primo accordo della strofa e del ritornello, che è questo, che è questo accordo qui, ok? Questo accordo qui che è un Do, scusate, è un Re 7. Prima vi ho detto una fesseria, era un non era un Fa diesis minore, così è semplicemente un Re maggiore 7. Ok, quindi rivediamo il ritornello, cosa faccio? Faccio ponte, ritornello. Una carta sporca e nessuno se ne porta, Si minore e ognuno spietta, quindi Sol, La è molto veloce il passaggio, e nessuno spietta short, ritorno qui sul Re maggiore. D'accordo? Ragazzi, il tutorial è stato molto breve, finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale o mettete un like. Ciao e a presto!